KFC è una catena di fast food basata principalmente sul pollo fritto, preparato secondo una ricetta tenuta segreta sin dalla sua creazione. I cinesi amano il pollo fritto, infatti è possibile trovare friggitorie ovunque. Solamente in questo centro commerciale abbiamo questa friggitoria qua. Questa qua. Questa. E 4. Tra l'altro questo è molto interessante. E ovviamente, visto che KFC significa pollo fritto, ha attecchito benissimo in Cina senza nessun tipo di problema. Ma la cosa incredibile del KFC cinese è che c'è il panino con il manzo. È proprio un hamburger che non ti aspetteresti mai da KFC. E visto che ancora non ho cenato, lo assaggiamo. Vi faccio vedere pure un po' il locale. In Cina è molto tardi, no? Sono quasi le 9, quindi... Poi incredibile, da KFC in Cina si possono comprare gli spaghetti, la bistecca, il suanafe, petto di pollo e così via. Sì, sì. Ho pagato Coca-Cola e panino 17 yuan, circa 2 euro, non male. Poi guardate che bel posticino, guardate che bello scorcio che ho davanti a me. Posso ammirare il passeggio di Sheyan. Allora, io andrei all'apertura, come al solito. Allora, dicono che questa qui sia carne di Angus, no? Vediamolo meglio nel dettaglio. Allora, il panino si presenta così. Allora, c'è questa salsa qua, rosa, molto carina, sottiletta, cetriolo e due fette di chiamiamolo Angus, messe così insieme. Insomma, questo è il panino. Allora, passiamo all'assaggio di questo Angus piccantino, tra l'altro. Provo un altro. C'è un grosso problema. Mentre McDonald's o Burger King hanno un sapore proprio... Ok, potrà non piacere per vari motivi, però di panino, di hamburger, di carne, forse perché siamo abituati, non lo so, questo hamburger, ma proprio questa carne qua sa proprio di quell'hamburger finto che potresti comprare al discount sul gelato. Proprio una cosa non va bene, completamente non va bene. Mi hanno detto che era piccante, per niente. Poi certo, è mangiabile, ragazzi, non è munnizza. Cioè, forse sì. Cioè, guardate il colore della carne. Cioè, per favore, KFC, non fare più... Cioè, almeno non portare questi obbrobri fuori da questo paese. Limitati al pollo. La salsa è leggermente piccante, per fortuna. È una specie di salsa delle mille isole. Che è una specie di salsa rosa che si trova facilmente più al supermercato, nei vari mini market in giro per la città. Ultimo boccone. Vi devo dire, più andava a finire più risultava gradevole, anche perché adesso c'ho questo sapore di piccantino in bocca veramente molto interessante, però non lo consiglio a nessuno. Parlando di questo livello, quindi McDonald's, KFC, Burger King,
è inconcepibile avere questo tipo di panino da KFC, perché non c'è proprio qualità, zero, e il sapore non è paragonabile a un McDonald's o un Burger King. Alla fine uno scontro tra poveri, no? Però in Cina funziona così. Adesso faccio una cosa per la quale verrò odiato dalle cameriere. Ovvero buttare da solo, gettare da solo la spazzatura. Che poi incredibilmente si è ripopolato proprio in questo momento. Forse le persone hanno finito di fare shopping, non lo so. E uscire da in Cina è sempre una difficoltà incredibile. Allora commento mentre siamo a Zhongzhe. Oggi bellissima giornata, 2 gradi, sembra estate. Vi faccio vedere un po' la location, mi sembra sempre opportuno mostrare le bellezze di questa città. Bellissima serata. C'è anche la signora che vende le rose, vestiti tradizionali, ecco qua. Molto bene. E niente, con questa magnifica visione di Zhongzhe vi auguro una buona serata o una buona mattinata o un buon pomeriggio, non lo so, fate voi. Per favore un mi piace, e soprattutto se non sei iscritto, perché lo so che non sei iscritto, iscriviti al canale. Grazie, zaijian.